Una persona abituata a non giudicare per il suo profondo rispetto del Vangelo è Fratel Biagio di Palermo, che il corrispondente Alberto Romagnoli ha intervistato a Bruxelles. Vediamo. E venì da Italia, sudì da Palermo capitale, a piedi, a piedi. Quando hai un messaggio forte da comunicare, la lingua non è un problema, è convinto Fratel Biagio. Ai primi di luglio è partito a piedi da Palermo e spera di arrivare fra qualche settimana a Londra. Senza fretta, perché lui ha un ritmo diverso da quello prevalente, il ritmo degli ultimi, di quelli che restano indietro, per i quali ha fondato in Sicilia diverse strutture capaci di accogliere oltre 1200 persone che altrimenti vivrebbero per strada. E cosa c'entra l'Europa con tutto questo? L'Unione Europea allontana le ingiustizie, i pericoli, i rischi delle guerre. Dice tutti, siamo tutti fratelli perché siamo nati tutti dopo 9 mesi. Madre mia. Sì, tu? È difficile restare indifferenti alla sua stretta di mano. Quando è passato davanti al Parlamento di Strasburgo a metà settembre, anche il presidente gli ha dovuto aprire le porte. Come sta? Ben arrivato al Parlamento europeo. Ogni giorno 20-25 km di strada, un traguardo impensabile per un uomo che qualche anno fa era costretto a vivere su una sedia a rotelle. Mi sono ammalato la schiena, le vertebre, 5 anni bloccata la sedia a rotelle, mi volevano operare a rischio, ma da lì ho chiesto datemi un po' di tempo, vediamo, e i medici dell'atto di fede hanno fatto di tutto, la solidarietà è scattata, mi hanno portato a Lourdes. E il bagno alla vasca che non volevo fare, mi hanno convinto il penultimo giorno, il bagno alla vasca, io ora non cammino, volo, il buon Dio mi ha ridato le gambe. Mangia solo una volta al giorno, alla sera, e dorme per terra col sacco a pelo. Che cosa tiene allora nello zaino? Una crocetta che è fatta del legno delle barche di Lampedusa, mi hanno fatto proprio del legno quelli che arrivano i tanti profughi, e poi porto le cerate che mi hanno dato, perché quando piove, quando c'è freddo, un po' di biancheria, porto anche i libri della preghiera, e cose semplici ma che mi accompagna. Questa è la mia casa. Chi sono? Perché se voglio, io ci provo. Fratel Biagio attraversa l'ennesimo incrocio, ma la svolta più importante avvenne una trentina d'anni fa, quando lasciò la sua famiglia di imprenditori per prendere un'altra strada. Ero pieno di materialismo, consumismo, divertimento, amici, non mi mancava niente, motore, macchina, tutto, però avevo visto tanti che rimanevano indietro, ai margini, nelle stazioni, nelle ville e giardini dove mi andavo a divertire, dormivano alla ghiaccio, ma poi ho visto il dramma del terzo mondo, i bambini morire di fame, io che ho tutto, tornavo a casa, mi accorgevo di avere tutto, loro neanche quel poco. Da qui c'è stata una profonda riflessione, da qui inizia un cammino che io stesso sono sconvolto, vado incontro alla gente, do coraggio, speranza a tutti, ma soprattutto la persona che soffre. Uno, no, no, di stazione, messaggio della pena e speranza.